Benvenuti alla prima partita del più grande show calcistico per nazione. Il torneo per eccellenza, quello per cui si fantastica nei campetti di tutto il mondo. Finalmente ci siamo. L'entusiasmo del pubblico qui allo stadio è palpabile, non potrebbe essere altrimenti. Stiamo assistendo al match di esordio più atteso degli ultimi 4 anni. Possiamo solo immaginare l'emozione dei giocatori in questo momento. Definire suggestiva questa struttura è sicuramente un eufemismo. Eccoci al Santiago Park di Basilea ed ecco le note dell'inno nazionale brasiliano. Ottima esecuzione ed ecco che arriva la replica. Iniziare bene la fase a gironi non garantisce il passaggio del turno, naturalmente, ma è certo un bel biglietto da visita da consegnare alle avversarie di gruppo. A questi livelli la competizione è così feroce che basta una sola giornata storta per complicarsi la vita. Sarà un inizio cauto in tutte e due le metà campo, ma arriverà anche il momento in cui l'agonismo prenderà il sopravvento. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Io mi aspetto tanto da Thiago Silva. È un giocatore che mi piace tantissimo. Non vedo davvero alcuna debolezza nel suo modo di giocare. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Danilo, Fred, la mette sulla sinistra, Isla di forza, Fred vuole il lancio filtrato, okay. Bravo, dice di no, e c'è il gol del Brasile, prima rete per il Brasile. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Casemiro riprende il possesso. Lucas Paquetá. Riceve un pallone interessante. Fred. Danilo. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus! Fuori di poco, sfortunati qui. Ha forzato il tiro. Sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci con l'aiuto dei compagni. Spazza via senza fronzoli. Sulla destra. Può cercare taglio in mezzo. Cross a centro. Viene concesso un altro calcio d'angolo. Bell'intervento del portiere. Pronto al tiro. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Si arralta. Pallone regalato agli avversari. Stanno provando ad allargare il gioco. Gli attaccanti cercano di far uscire i difensori avversari allargandosi vistosamente. Ecco perché fanno così tanto movimento allora là davanti. Sì, Fabio, vogliono costringere la difesa ad allargarsi in modo da lasciare il centro scoperto per poi attaccare gli spazi. Vediamo solo se ci riusciranno. Fred.
Danilo. Lucas Paquetá. Prova a giocarla in profondità. Neymar! Gol! Non sbaglia! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Il Brasile ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. E si riparte da un netto 2-0. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Danilo. Fred. Marquinhos. Thiago Silva. Alexandro. Il pallone per Neymar. Neymar! Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Gabriel Jesus. Palla filtrata per Neymar! E hanno segnato ancora! Sembrano avere il totale controllo della gara. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. Segna quindi la seconda rete in questa competizione. ...3-0 dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Vidal alza la palla in profondità verso un compagno. Intercetta il passaggio, pericolo. È occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. La gioca in profondità. Può cacciare la rete. Tentativo verso la porta. Cerca il tiro! E ancora! Alexandro la spinge in avanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Attenzione! Grande reazione del portiere! Poteva essere il poker, il quarto gol. Non era facile sgusciare via il raddoppio. Ha ottenuto il massimo da quella situazione. Non riesce a raggiungere il pallone. Un'altra azione in copertura. Scodella in avanti. Prova a sfondare centralmente. Ecco il tiro. Ha segnato. Importante, sono ancora vivi. Troppo solo, cosa possiamo aggiungere? Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Non mollano, hanno trovato un gol importante. Cerca il traversone. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Lucas Paquetá. Neymar. Può segnare. Prova la conclusione. E c'è il gol. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Proprio nell'angolo. Il portiere non poteva farci nulla.
Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Vantaggio di 3 reti, piuttosto rassicurante direi. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Gabriel Jesus. Tocco preciso. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Prosegue nella sua corsa. Cerca il numero. Può crossare. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Sono finiti i primi 45 minuti, squadra negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Non mi aspettavo nulla del genere, essere onesti. È stata una gara entusiasmante ma imprevedibile e credo lo sarà anche nel secondo tempo. Difesa in difficoltà visto il numero dei gol di questo primo tempo. Certamente non sono mancati errori ed emozioni. Si ricomincia. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Alessandro. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. E perde il duello fisico con l'avversario. C'è tiro! Isla. Pulga. Arriva Alexis Sanchez e trova bene il compagno. Isla. Pulga allarga il gioco sulle fasce. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. La mette in avanti. Se ne va. Attenzione! C'è il retropassaggio. Fallo, nessun dubbio. Palla che filtra per Alexis Sanchez. Passaggio sulla destra. Isla riceve un bel pallone. Occhio a cross. Vidal la gioca sulla destra. Isla. Aranguiz. Il Brasile potrebbe anche tirare remi in barca ed evitare inutili rischi. La qualificazione sembra cosa fatta. Chiude il triangolo. Cross verso il centro. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Casemiro. Un pressing che non definirei asfissiante alla fine, Luca. Cercano di mantenere le distanze per evitare inserimenti in velocità dietro le loro linee. È una buona scelta se gli attaccanti avversari sono rapidi nello spazio. Neymar! E da lì poteva sicuramente chiudere il tiro meglio. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provare. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Neymar. Neymar. Il suo pallone è morbido. La gioca a sinistra. Hanno ottenuto un fallo laterale. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra.
scatta verso il pallone. Sulla fascia, è libero. Mette la palla dentro. Neymar. Lungo passaggio in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ottimo il fraseggio. Il Brasile si la cava anche con un pizzico di fortuna. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. L'appoggio sulla fascia. Ecco il tiro! Thiago Silva. Senza dubbio c'è bisogno di stringere le maglie delle difese. Ci sono elementi pericolosi in campo oggi. Non è una sorpresa. Quando un giocatore finisce sul tabellino dei marcatori viene identificato come pericolo pubblico numero uno. Cross di... Qui. Grande questa parata! Il portiere ha reagito proprio bene su quel pallone. Era molto pericoloso. Avanzare l'azione con il lancio lungo, ci mette il fisico e conquista il pallone. Si arralta e si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Calcio di punizione per il Brasile. Ci saranno 2 minuti di recupero. Vidal con il fallo. Il giallo sembra la risposta adeguata, ma infatti è così. Alexandro. Momento un po' concitato della partita, le squadre non riescono a mantenere il possesso della palla, un po' di disordine. Vidal. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Volevano iniziare al massimo questa stagione e questo torneo. È un risultato importante per la classifica e per il morale. Eccoci qua, Luca. Allora...